Vedremo in questa lezione le variabili d'ambiente. Suddividerò il video in due parti, in questa prima parte vedremo come settarle. Cominciamo aprendo il nostro script. In seconda riga possiamo subito notare l'uso del comando set, utilizzato per dichiarare le variabili d'ambiente, variabili disponibili per la sessione in uso. Il comando set, oltre ad accettare alcune opzioni, viene seguito dal nome della variabile da settare, seguito dal segno uguale e dal valore che vogliamo dare alla variabile. Nel comando successivo stampiamo la stringa ciao seguito dal valore della variabile, da ricordare che, per richiamare la variabile, il nome della variabile deve essere delimitato da due segni di percentuale. In questo esempio puoi notare l'istruzione set seguita solamente dal nome della variabile, in questo caso, viene direttamente stampato a video il valore della variabile preceduta da un uguale e dal suo nome. Non ci resta che salvare il tutto, con estensione .bat, e provare lo script. Eseguendo lo script, possiamo notare, che come impostato, ci stampa la stringa ciao seguita dal valore della nostra variabile. Per finire, in ultima riga ci stampa, come vogliamo, il nome della variabile seguita dal suo valore.